È uno strumento di ascolto, è uno strumento di partecipazione dove tutte le persone possono esprimere la loro scelta. E quindi perché non utilizzare uno strumento come questo per trovare la sintesi e quindi individuare un candidato unico per guidare un'ampia coalizione. Primarie del centro-sinistra per eleggere il candidato governatore? L'ex rettore dell'Università Politecnica delle Marche, Sauro Longhi, risponde presente all'appello e lo fa durante la presentazione del manifesto Le Marche Ideali, una piattaforma con alcune priorità sulla quale è iniziata una sottoscrizione anche online e che verrà presentata ufficialmente sabato a Senigallia. Longhi aveva annunciato di volersi candidare a presidente della regione circa un mese fa per convogliare le forze progressiste di centrosinistra, civiche e il Movimento 5 Stelle. Centrosinistra, ma non solo, l'ipotesi anche di comprendere i 5 Stelle? Penso di sì, perché io ho semplicemente oggi presentato un manifesto di idee, un manifesto che può rappresentare una piattaforma di programma. Tutti quelli che ne condividono gli obiettivi possono sottoscriverlo e quindi da lì si parte poi per trovare, come dire, un percorso comune. Ci sono magari degli aspetti in questi ultimi 5 anni in cui secondo lei bisognava puntare di più e su cui lei vorrà puntare di più? Sì, uno tra tutti, la ricostruzione. Va bene, la ricostruzione va semplificata, l'iter procedurale, va unificato l'iter procedurale, occorre mettere dentro competenze, occorre dentro una forza per trovare le soluzioni, con una struttura che sia possibilmente a livello regionale per sbloccare definitivamente tutti quei fondi che ci sono a disposizione, cioè bisogna ripartire. Il centro-sinistra intanto riunisce ancora il tavolo, pronto ad allargare la coalizione. Non si sono sciolti i nodi sull'attuale governatore Luca Ceriscioli e su un'eventuale alternativa. In caso di primarie di coalizione, che di fatto non sono state ancora ufficializzate, l'ex rettore dovrebbe contrapporsi al governatore uscente Luca Ceriscioli e forse al sindaco di Ancona Valeria Mancinelli. La prima cittadina infatti non ha mai ufficializzato di volersi candidare, pur se fortemente sponsorizzata da Pesi Massimi Dem come il sindaco di Pesaro.